com'è che ogni volta finisco in prigione? Io non ho fatto niente! È stato il mio orso, è lui che tipo ha rubato le caramelle, ha sfondato il finestrino di una macchina. Sono i dannati orsi e a causa sua sono finito in prigione e ho tirato dentro pure mia sorella. Adesso spiego come mai sono finito in prigione. Guarda il mio orsetto! Praticamente, non volevo togliermi la gonna e ho litigato con i poliziotti, quindi sono finita in prigione con la mia gonna. Mi vedi? Ma che tristezza. Ma che tristezza. Ma ragazzi, abbiamo tutti i motivi. Io l'orsetto che ha un problema allo stomaco, non so. Lui che è e niente. Ma noi scapperemo. Cioè, qua lo scorreggione poliziotto infamone, dobbiamo fregarlo. Ha le ciappette fuori. Ciao fratellino! Questo è mio figlio, questo è il figlio del mio orsacchiotto, vedi? Papà è qui, vieni qua. Andrà tutto bene. No, lo lasciamo qua. Basta la stirpe. Io ho un razzismo contro gli orsi. Me ne frega niente. Ora comunque dobbiamo scappare dalla super mega prigione. Dai, vieni, andiamo sorellina, andiamo. Ce la possiamo fare. Continua a puzzare. Ma cosa mi state dicendo? Oh, sono arrivati. Occhio che qui, ragazzi, è pericolosissimo. Per fortuna il mio orso sa saltare molto alto, perché se no lo picchio male. Andiamo avanti, dai sorellina, che possiamo uscire. Attiva il pulsantino. Vai. Aspetta, no, io non posso andare perché sorellina. Ok. Ora. Vai. Oh, mamma mia, che pericolo! Sì. C'ho paura. Orso, guarda che siamo in due in questa barca. Se cado io muori anche tu. Dai, brava sorellina, ce l'abbiamo fatta. Ma quanto bravi siamo. Ora scapperemo dalla prigione. Occhio che c'è il poliziotto. Mamma mia, mi è venuta la puzzetta atomica. Quello ci asfissia! Quello ci uccide! No, ma proprio me, No, lei non può farmi questo. Non può farmi questo, signor poliziotto! Io non ho fatto niente, è stato l'orso! Ok, voi state andando là sopra, un esploso malissimo! Ma questo carcere è proprio duro! Questo carcere è durissimo! Aiuto! Vabbè, tranquillo, ci penso io! Fatemi andare. Ok. L'orso equilibrista dello zoo. Per fortuna che l'ho preso allo zoo quest'orso. Ma mi può raggiungere, No, stai buono. Non può. Sì, è un ciccio bombo. Ecco, è tornato là. Non si è accorto di niente. Si è già dimenticato. Però scorre già tantissimo. C'è un problema questo. Ma cosa ha mangiato? Le ciambelle. Comunque, no, c'è un problema. Io dovevo attivare il pulsante. No, mi tocca tornare di sotto. Attivare il pulsante. E in questo modo, adelante, bello pimpate, corri. Non si preoccupi. Hello. Siamo nel bagno dei maschi. Sorellina, ma cosa fai? Sbirci? Sì, dai, scusa. Esci. Che cavolo. Allora, aspetta, vieni qua. Sono tutti. Guarda, apri tutte le porte. Qui hanno mangiato fagiolini. A quantità. Beh, qualcuno qua invece ha mangiato anche la terra. E forse è qui che dovremmo andare. Potremmo usare la pala. Scava. Tipo Minecraft. Minecraft. Vabbè, ma l'inferno qua sono le persone quelle là. Al posto della sedia elettrica, invece in questa prigione ti buttano nella lava direttamente. L'inferno è il tuo orsetto. È il torsetto che ti fa finire in carcere. E ci sono anche io. È colpa nostra, colpa mia. Non è, cioè, è colpa sua, picchialo. Vado nella lava, vai nella lava, dai. Va sempre a finire male con la sorellina qua. Dai, sorellina, dai. Siamo in. Perché mi hai fatto questo? Perché? Io volevo buttare il tuo ci sei riuscita, però hai buttato giù anche me. Io sto malissimo adesso. Comunque, ci sono anche la zona trappole qui. Occhio, che il mondo diventa cieco. Stiamo attenti. Non voglio morire male. Dobbiamo usare tutta la mia abilità da salto in bocca. Ma io. Fermo. Guarda cosa c'è. Sì, però loro mi avevano detto che questo era un carcere. Ma questo non è un carcere. Questo è dove va Indiana Jones a fare le passeggiate. Aspetta, qua. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Devi fare con calma, sennò. Almeno in questo modo sono riuscito a dividermi dall'orsetto. Guardalo. 3 ore mi brucio la testa. No, sorellina, ferma. Allora andiamo su. Segui il tuo fardello, che lui sa dove andare. Cioè, ma è tutto fuorché una prigione questa. Questo. Siamo andati in una medievale. Questo qua invece del popo grasso al collo lungo è Maurizio Costanzo. Ed è costante e cattivo. E vuole bruciarmi il popo con il fuoco. Il popo nel fuoco, non lo voglio il popo nel fuoco. Aspetta. Sì, ho capito. Devo andare qui. Devo attivare il meccanismo dell'uno. No, il popo nel fuoco.
corri, così, mamma mia, ma avete visto con che agilità? E non può raggiungermi qui, perché io sono Ergabianito non si infama, Ergabianito non si ferma, Ergabianito è il più bravo di tutti. E stiamo andando avanti su sorellina, su sorellina, non ti chiamo sorellina, ti chiamo sure... Ma dove che cazzo? Ok, ce l'abbiamo fatta. Io ti vedo compenetrata nel terreno come al solito, ma non facciamoci domande e facciamo un po' di zen. Ok, dobbiamo andare di qua. Oh, mi ricordo. No, guarda, sì, c'è il mega boost, questo ti dà il... Ma qua c'è anche una roba segreta, aspetta. Non c'è un modo per... Ah, ma qua c'è uno chef. Ma c'è una roba segreta, c'è la mensa. Devo raggiungerla, ho fame. Mi hai fatto cadere. Io... Non è colpa mia, è colpa dell'orso. È sempre colpa dell'orso. È sempre colpa sua. Tagliali le gambine, tagliali il nasino e rubiamoli il miele. Senza miele per una settimana. Ok, ma guarda con che bravura. Non è colpa mia, l'ha fatto l'orso. Sì. Ed è arrivata anche la Zeus. Dai, che non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo evadere da questo carcere di massima sicurezza. Mi sentivo sicuro, cioè da una parte mi sentivo protetto. Non sapete quante gente vuole morto, ma è il mio orso? Perché è colpa sua, ha fatto tanti casini. Trova un migliore. Sei tu il migliore? Amungusino, dacci una manina. Dobbiamo trovare forse un modo. Devo andare forse dentro lo stoccaggio. Sì, c'è la porta segreta che mi fa respawnare. E in questo modo abbiamo tolto, secondo me, abbiamo tolto i guai della porta. Vero? No. Per niente. Ah, la scala! Prendi la scala! Si è incastrata sulla porta! Porta! Si era incastrata la scala, scusami, sorellina. Guarda, vieni, guarda qua sopra. Ah, la botola, ma sì! Ma sei una genia, ma fattelo dire! Ce la sto facendo prima persona. Sì, ce l'ho fatta. Devo andare in prima persona. Ok, ce l'ho fatta. No, qua c'è il... No, con che fatica, signori. Con che fatica. Ma qualcuno può spegnere il ventilatore? È troppo forte. Ma sto usando tutta la mia energizer. Oh, sì. Ma vieni. Qua sopra, ma come la raggiungi? Non puoi. Dopo, vieni qua, devo fare parkour. Ok, andiamo. Ok, non morirò più. Ve la siete sognata. Orso equilibrista, siamo tutti noi. Dove sì, vuoi tu? Le valvoline, aspetta. Le valvole. Ok, ho chiuso una valvola. Sei lento. Senti, adesso guarda com'è. Azzana, puffo. Azzana, mangiala. Mangia, vieni qua, sorella. Wow. Ormai queste... Cioè, a parte che tutti gli hobby che ho fatto, c'è sempre una sezione così. Se non la mettono, non sono contenti. È il loro hobby. Mettere queste sezioni. Sì, e questo è il mio, saltare, sium. Secondo me tra un po', io anche senza averci mai giocato a questa modalità, posso dirvi con certezza, vabbè, volevo dirvi appunto questo, che qua puoi volare, ti mettono sempre queste cose, ma a parte questo, aspetta, la vedo. Aspetta, c'è un altro segreto qui, è un tunnel, l'ho trovato. Ma secondo me alla fine di questa mappa troviamo un altro poliziotto gigante. Mamma mia, tutti scoreggiano, è il cuoco che mi vuole dare la padella in testa. Siamo arrivati dall'altra parte. Signor Gary Chef, stai buono. Gli devo tirare le pimpe in faccia, le pizze in faccia. Lei è uno chef e lo sa bene. Cibo bazooka. Oh yeah. Mi piace. Me l'ha consigliato Gordon. Oh, non vedo niente. Sparalo. Signor Gary. Signor Gary, peglia i panini alla melma. Ti tiro i panini alla melma. Beccati quest'ananas. L'ananas è appuntito. Il ketchup fa quel che non so che di sangue. Anche lui mi tira della melma. Mi tira la sua puzza. Ed è morto. Mi tira. Ha mangiato troppo ed è esploso. Sorellina, tu stai combattendo contro i miei fantasmi. Ma ormai io li ho lasciati indietro. Io non li vedo più. Posso proseguire. Sono sempre più verso la libertà. No, devi aspettare. Le ali della libertà, signori. Aspetta. Ecco, ma sembra finire che vado a 300 all'ora da solo un muro. Ragazzi, cos'è successo? Per una volta non sono morto. Presto. Io
vado, aspettami, sparami. Sono felice. Dai, sì, tu, sorellina. Ma tu che vai senza di me? Ma chi ti ha dato il permesso di andare senza di me? Mi stanno cadendo gli orsi. Ecco, ok. Esci! Esci! Hai sentito, ah, sis? C'è scritto... Oh, ecco, no, ecco. Non è un hobby se non ha queste... Cioè, negli hobby devono sempre metterci queste zone con i laser. Cioè, ma cioè, è una mania. Ma da dove è nata? Chi è stato il primo a metterli? Ma proprio sempre uguale alla fine. Sempre con sti laser. Cambia solo il nemico, che questa volta è un poliziotto scorreggione... Veramente che la sento fino a qui la puzza. Ehi. Cosa? Mi sta tirando le mazzate, no. Volete? Vuoi tirarmi le mazzate? No, no, sorellina! Spara le armi! Wow! No, ho tirato fuori! Sì, devo sparare le sue armi, devo sparare le sue armi, mi sta tirando le banane! Mamma mia, signori! Mamma mia, con che cattiva... Oh mamma, che male! Oh mamma, che male! Ma è cattivo forte! Però siamo in Ohio! Scapperò dall'Ohio. Sì, di nuovo. Però. Mamma mia. Mamma mia, mi ha fatto male. Uno è andato. Ma guarda che là dentro è peggio per te. Perché là dentro se fai una scoreggia, cioè muori. Vabbè, dai, non importa. Me l'ho distrutto. È andato. E questo era il fiore all'occhiello della vostra autodifesa. Ma andate a cacare. Anzi, non posso dirlo, sennò mi censura YouTube. Ormai non posso neanche dire quella parola. E ora nel camion della SWAT, sorellina, si torna a casa. Vieni che andiamo. Vai. Vieni che andiamo. Spacca tutto e si vola in Ohio. Oh, Ohio. Che bello andare in Ohio. Aspetta, non è finita qui. Non è finita qui, sorellina. Non è finita qui. Dov'è? È ancora il bazooka. C'è un segreto. Ho tirato una pizza in faccia a mia sorella. No, no, ma devo capire, ma non è finita. Cioè, l'area 51. L'Ohio 51. No, ma che mi stai dicendo? Ma che mi stai facendo annusare? Ma che mi stai facendo prendere? No, ma cioè, io sto sclerando malo. Buono. Aspetta. Sì, buono. Questa è la parte più difficile, la devi fare quando sei fuori, no? Te lo dicevo io che il carcere era più semplice, okay, della vita. Ok, e si prende un rocket. Un elicottero pure! Dopo il camion della SWAT, la fuga epica. Vai, guida tu, sorellina. Sorellina, ti sei seduta nel posto sbagliato. Occhio alle eliche. Occhio alle eliche, sorellina. E niente. Paranormal activity sempre. Dove stiamo andando? E si fugge! In Ohio. È sempre in Ohio. No, siamo in carcere! Un altro... Cioè, ma dai, no, dai, cioè, non è possibile. Da qui è una base segreta. Ora prendiamo il portale, sorellina. Si va nel mondo dell'Ohio. Nel Signore vai. Degli Anelli, vai. Io siamo non tornati dalla nonna. No, siamo tornati dalla nonna. No. Basta, no, ridatemi la prigione.